Cari telespettatori, buonasera. A tavola Costellina oggi ci porta in quel di Torricella Sicura da Tania ed Emanuela. Buonasera ragazze. Buonasera. Ricetta, diciamo, popolarissima, ma sempre ottima e sfiziosa: il coniglio alla cacciatora, giusto? Sì. Quindi vedete, coniglio, sottaceti, olive, peperoni. Andiamo a vedere come lo prepareranno le nostre ragazze. Abbiamo insaporito il coniglio, l'abbiamo insaporito con del sale, pepe, rosmarino all'oro, un po' di salvia e vino. Facciamo scaldare l'olio e rosoliamo il coniglio. Allora, Tania, abbiamo messo il coniglio, l'avevamo messo a macerare con gli odori, all'oro, rosmarino, aglio, olio, pepe, ho visto, insomma, sì, un po' di odori, no? E poi la bacca di ginepro c'era. Bacca di ginepro ce l'ha scappata, questo dobbiamo dire ai telespettatori, che lì sono attenti e poi ci richiamano. Come vedete l'abbiamo messo sul gas, ora prenderemo anche un'altra pendola perché una era un po' poca. Allora, siccome queste cunee erano belle cunee, stiamo utilizzando anche un'altra padella e mettiamo anche questo a soffriggere, mentre la carissima Emanuela sta andando di taglio con i sottaceti, giusto Emanuela? Sì, sì. Il taglio li stai facendo più piccolini, insomma, anche se il coniglio alla cacciatora si presta anche per essere fatto con i sottaceti, diciamo, non trasformati, però diciamo farli più piccoli e più gradevole, giusto? Voi non lo potete, diciamo, sentire, ma a livello olfattivo la situazione è importantissima, perché il coniglio con tutti gli aromi ha preso un odore fantastico. Ma voi state a casa e non potete sentire, mi dispiace, però quando lo proverete a fare capirete di cosa sto parlando. forse. Ragazzi, il coniglio sta prendendo colore, di solito la tempistica di cottura, Tania, di quanto? Guarda, un due ore ci vuole. Sì. Così in padella, altrimenti potevamo metterlo pure al forno. Ma lo andiamo a mettere un po' al forno, lo facciamo rosolare, lo sfumiamo e lo mettiamo al forno. Quindi ci sarà un altro passaggio per il coniglio al forno. Mi dicevi che tu lo fai così perché rimane più morbido, giusto? Sì. Quindi è un fatto di morbidezza, quindi più saporito, lo so, è chiaro, logicamente la padella merita, va bene. Vai. Il coniglio si è rosolato, lo andiamo a sfumare. L'abbiamo sfumato con il vino si è ritirato, aggiungiamo l'acqua calda e facciamo cuocere per metà cottura, poi aggiungiamo i sottaceti e lo mettiamo al forno. Se dici 16, dici Super G. Adesso a metà cottura è andata il coniglio,
e mettiamo i sottaceti, le olive, i peperoni, lo mettiamo al forno. Togliamo un po' gli odori che danno fastidio. Il sughetto così gli odori non danno fastidio. E aggiungiamo le olive e i sottaceti. Finito di rosolare, abbiamo aggiunto sottaceti, olive e Sì, peperoni e lo mettiamo in al forno. forno. Già l'odore è importantissimo, ve l'avevo detto, ma ve lo ribadisco: oliva nera fondamentale, lucumie alla cacciatora. Inforniamo il coniglio, ho messo i sottaceti, inforniamo a 200 gradi per almeno una quarantina di minuti, poi vediamo se è pronto. Come vedete, il coniglio è pronto. Adesso andremo a provare e poi vi faccio sapere come. Ma il profumo è qualcosa. Finale di puntata: abbiamo cacciato dal forno l'ultimo passaggio che ha fatto prima è stato sui fornelli, poi al forno per circa 50 minuti circa. Non prendete, cioè, 50 minuti con l'orologio, tac, no. Vedete come sta, deve essere rosolato, non asciutto, deve rimanere bello morbido alla cacciatora, quindi sottaceti, olive e peperoni. Io ringrazio Tania ed Emanuela che ci hanno ospitato qui a casa. Il profumo è fantastico, io vado a provare così, tacca a volo, un burro. Vi do appuntamento alla prossima puntata di A tavola Costellina, sabato prossimo. Un saluto a tutti i telespettatori, un ringraziamento a Fabio delle riprese e come dice Stellino, fatti portare, alla prossima. Dai, uno spettacolo, ma la caccia d'oro. Camagna, Amagna, mi sveglio la mattina che la panza mi fa male, allora m'attacco c'è una salsiccia di cinghiale, ci mette d'ora batte una crostata di maiale, una panzata di patane, dopo faccio pure cacio e fritte, mazzarelle e pepe in dolce, schippelli in busta e una chitarra e e prosciutto e dopo arrosticini, vai arrosticini e lo prosciutto e le salsicce, quando è buona, quando è buona, e la crostata e la panzata, quando è buona, quando è buona, lo prosciutto e le salsicce, la crostata e la panzata, quando è mo va che mangia. Boh, boh, finché a scoppia, boh, 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 va che mangia, boh, boh, boh. E lo prosciutto, boh, boh. E la salsiccia, boh, boh. Lo dottore che ne bozze magna porca, allora gli so ditti tu
cui nome morte, matite de magna pollinzalate minestrine, e allora io so dite, e no tu putechino, allora minestro, luminestrone ne mi piace, allora gli spinaci, non gli spinaci ne mi piace, allora mozzarella, no mozzarella non mi piace, allora magne forte, sci magne lupo, e lo prosciutte, e li salsicce, quando è buono, quando è buono, e la crostate, e la panzate, quando è buono, quando è buono, lo prosciutte, li salsicce, la crostate, e la panzate, quando è buono. Mo va che a magna, mo, 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 mo. Finché a scoppia, mo, 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 vacca a magna, mo, 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 mo. E lo prosciutto, mo, mo, mo. E la salsiccia, mo, mo, mo. A magna. A scoppia! A magna! Oh! Oh! Lo prosciutto! Mo! 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 E la salsiccia! Mo! 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 Mo va a magna!